Ospite oggi di Dischi e Musica, Andrea Petrucci, benvenuto. Ciao, eccoci. È passato un anno da quando ci siamo visti, no? Non lo so. Sì, Più o meno. Sempre. è passato un anno e tu hai tante cose da dire, da raccontare. Non so neanche, a dire la verità, io mi trovo un po' in difficoltà. È un po' particolare. La vita è quello che è, insomma. Sì. È bella, è brutta, è un mistero. Non è semplice. Non sono in pigiama, è la maglia natalizia. Benissimo, Se no, vabbè, benissimo. la metto male. Se non la metto adesso. E niente, Allora, sì. parliamo di questo brano che diciamo In un istante. in un istante. Come si metabolizza il dolore? Per me il dolore è. Diciamo che la musica mi aiuta ad andare avanti, questo assolutamente. Se non ci fosse stata la musica, non è semplice perché poi se consideriamo il fatto che in un istante è nato dalla penna della mia compagna, che appunto, come tu sai, è scomparsa l'11 agosto di quest'anno, è un po' particolare, è un brano molto importante per me perché lei l'ha scritto per me, quindi l'ha dedicato a me. Sì, dopo io l'ho completato, l'ho messo a posto e l'ho dedicato a lei. Questa è la realtà. Quindi lei mi fece ascoltare questo brano nel momento della malattia. Noi siamo stati insieme 6 anni e 2 anni nella malattia, quindi. Anche quando è uscito l'album Il coraggio tra le braccia di un sogno nel 2020, io nonostante tutto ero immerso nel dolore, però lei era una persona, Valeria era una persona molto, come si dice, molto schiva, molto riservata e quindi non ha mai detto delle sue condizioni di salute. Anche ai parenti, quindi è stato un dolore che ci siamo tenuti dentro. Nonostante siamo stati in giro per tutti gli ospedali d'Italia, tantissime chemioterapie, quindi non è stato facile. Quindi per me la musica è stato Un rifugio. esatto, e continua ad esserlo perché non è facile. È morta d'agosto, sono passati 4 mesi, insomma. Capisco. Piano piano, giorno per giorno, mese per mese, inizi a capire che non c'è più quella persona che avevi sempre a fianco. A 40 anni non è semplice, cambia proprio Assolutamente, assolutamente la vita. no. Il mio pensiero è cambiato. Presumo proprio di sì. E proprio a volte, insomma, veramente un istante diventa così terribile, che ti lascia, con le spalle al muro. Assolutamente, sì. Come lo hai registrato questo brano, anche tecnicamente, proprio con studio? Beh, tecnicamente il brano nasce da una preproduzione casalinga, perché oramai siamo nel 2021, quindi come tutti i brani nascono da una preproduzione casalinga, poi sono il mio collaboratore Cristian Regnicoli, mio compagno di viaggio musicale dal 2010, anche qualche anno in più. E io scrivo principalmente pianoforte e voce, infatti anche Valeria aveva scritto pianoforte e voce. Insomma, non sono un musicista io, insomma, riesco a fare gli accordi, a scrivere e quindi riesco a creare la musica, quello è importante, quindi riesco a creare la musica. Allora, ti dirò questa cosa, non so se la sai, ma la canzone napoletana è conosciuta nel mondo, no? Sì. Fra le più conosciute, poi viene ricondotta alla musica italiana. E molti degli autori delle canzoni napoletane non conoscevano neanche una nota, andavano dal Vedi. trascrittore, fischiettavano la melodia, lui trascriveva e poi sono usciti tesori incredibili. Wow, Quindi, certo. Assolutamente sì, perché a me dentro di me c'è un mondo musicale. Poi ovvio, gli accordi li conosco, cioè li conosco, ma per
per orecchio, cioè quello che sento qualcosa in radio riesco a riprodurlo, però ovviamente non mi sento un musicista. Dentro sono sicuramente un musicista, perché riesco pure ad immaginarmi proprio tutto l'arrangiamento di ogni singolo strumento, quindi è pazzesco. Se avessi del tempo Ma guarda, anche io ho cominciato con la chitarra come cominciano tutti per imparare gli accordi e poi dopo piano piano ognuno ha una strada da seguire. Sì, Io ho studiato da assolutamente. privatista e poi. Ovvio, sì, ho studiato canto, quello sì, ho studiato canto a Milano, però non c'entra niente con il fare il musicista. Quello. Sì, Dopo, è un. ovviamente, la creatività, quella o ce l'hai o non ce l'hai. Quindi è una cosa che devi avere tu, prendere quel brano che ti gira attorno, nella testa, ce l'hai in testa, perché a me nasce tutto così. Certo. Quindi mi nasce una melodia, una canzone che riesco già a capire come fa, con quello che dove voglio arrivare riesco a capire pure quando un brano non viene bene, quindi lo scarto subito a priori. Se ci impiego più di 2 giorni, ho detto no, non arriva. Ma io parlo anche a livello di creare una semplice strofa. Se non mi arriva, o la metto da parte, però so poi che arriva con qualcosa di non, no, quasi di forzato, e quindi non ho voglia neanche di fare, e ne faccio sicuramente un altro e verrà meglio. Così funziona Assolutamente, nel mio assolutamente. caso. Senti, insomma, non è semplicissimo, ma che programmi hai adesso? Beh, adesso vabbè, sto facendo un po' di promozione, non live, ma vorrei fare un libro. Proprio per onorare Valeria in modo maggiore, quindi racchiudere anche nel libro delle foto nostre private, anche perché lei era un ingegnere, una professoressa, una musicista, insomma era tanta roba. Quindi mi sembra anche giusto ricordarla il più possibile. Io la penso così, ma poi un libro, un libricino, qualcosa di. Poi non so se hai visto il video del brano. Lo sto mandando in onda mentre parliamo. Ah, perfetto. Il video è quello che vedi, è pieno di emozioni, no? Sono 6 anni racchiusi in un istante, quindi nel bene e nel male. Non è facile, non è facile. Cerco di sorridere sempre, però anche perché lei voleva questo, quindi vabbè, cerco di sorridere, D'accordo. altro non si può fare. Quindi. Capisco completamente. D'accordo, Andrea. Allora, grazie di essere stato con noi, di averci parlato di questo tuo istante così forte, denso di emozioni, di contenuti. E teniamoci in contatto, magari avremo occasione di poter chiacchierare, ma scriverai questo libro e ne parleremo in modo da poter continuare il nostro dialogo Assolutamente. fra amici e amanti della musica. Grazie, Assolutamente. Andrea. Grazie a te. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.